Tre persone sono state trasportate al Santa Maria di Borgotaro questa mattina in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto tra il bivio di Albareto e la località Bertorella. È tornata a cadere la neve anche a quote basse, nevica in Valtaro Valceno dai 400 metri in su. Da domani il tempo dovrebbe migliorare, lasciare il posto a cielo sereno e temperature più miti. Si è spenta ieri dopo una lunga malattia Fiorella Civettini, moglie dell'assessore borgotarese Giuseppe Del Nevo, aveva 58 anni. I funerali si terranno lunedì pomeriggio in Sant'Antonino. Nuova proroga del dissequestro temporaneo della strada di Albareto Passo dei Due Santi, disposto ieri dalla Procura di Parma. La strada era stata chiusa il 19 aprile scorso. Il vicepresidente della provincia, Pierluigi Ferrari, ha tenuto un incontro sul tartufo locale. L'obiettivo è di valorizzarlo creando una filiera che coinvolga agricoltori ed imprese. Calcio, domani Mister Bozzi è in promozione e tenta l'impresa dopo la vittoria casalinga di 7 giorni fa. Per il basket, la Robi Profumi incontra domani il Lugo, formazione tra le più forti del campionato. Buonasera, buon sabato telespettatori di RTA, benvenuti al nostro telegiornale. Sono davvero tantissime le notizie di oggi, quindi partiamo subito e partiamo con la cronaca. C'è da registrare un brutto incidente che è accaduto questa mattina poco dopo le ore 9 sulla ex provinciale 523 tra il bivio di Albareto e la località Bertorella. Tre persone sono finite all'ospedale Santa Maria di Borgotaro. La pioggia battente che cadeva e l'asfalto reso viscido probabilmente all'origine dell'incidente stradale che questa mattina, poco dopo le 9, ha visto coinvolte due autovetture e tre persone sulla ex strada provinciale 523 tra Albareto e Bertorella all'altezza dell'ex mulino. Per cause al vaglio dei militari giunti sul posto con due equipaggi, uno dalla compagnia di Borgotaro, l'altro dalla stazione di Bedonia, una Fiat Tipo guidata da un 42enne di Albareto si è scontrata quasi frontalmente fanale con fanale con una Renault Kangoo su cui viaggiavano due quarantenni, un uomo e una donna di Casalmaggiore provenienti da Bedonia. Nel violento impatto i mezzi sono andati completamente distrutti e gli occupanti dei mezzi immediatamente soccorsi dall'ambulanza della Croce Rossa di Bedonia. Il quarantenne ha riportato un trauma facciale con ferite da vetro, avendo sbattuto il volto sul parabrezza, andato poi in frantumi, mentre la donna è stata estratta dal mezzo dai vigili del fuoco volontari di Borgotaro, che hanno provveduto a tagliare una parte dell'auto con la fiamma ossidrica poiché era rimasta incastrata nell'abitacolo. Una volta liberata ha denunciato formicolio agli arti inferiori e quindi è stata immobilizzata per sospetta lesione alla colonna vertebrale. Entrambi sono stati subito condotti al Santa Maria di Borgotaro. Il 42enne albaretese, uscito da solo dalla Fiat Tipo subito dopo lo schianto, si trovava in stato confusionale e poco dopo ha accusato dolori al torace. Durante l'impatto dei due mezzi avrebbe sbattuto infatti contro il volante. Si è reso necessario così l'intervento di una seconda ambulanza, questa volta dell'assistenza pubblica di Borgotaro, che lo ha trasportato subito al pronto soccorso del nosocomio valtarese con probabile trauma toracico. I vigili del fuoco hanno provveduto infine a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e a ripulire la carreggiata. Per oltre un'ora la circolazione è rimasta bloccata e i mezzi deviati sulla strada vecchia di Bertorella. È tornata la neve, come tutti voi avete potuto vedere, anche a quote più basse rispetto alla prima nevicata della Valtaro di 2 settimane fa. I fiocchi hanno iniziato a cadere questa mattina a partire dai 400 metri in su, neve nel capoluogo della Valtaro e in tutti i comuni della montagna ovest. Nevica da questa mattina anche a Berceto, dove i fiocchi hanno iniziato ad imbiancare anche il capoluogo. Secondo l'allerta meteo regionale, la neve dovrebbe attecchire a terra, lo ha già fatto. Lo sta facendo ancora, anche se non dovrebbe essere una nevicata particolarmente copiosa, e già domani la perturbazione dovrebbe abbandonarci per regalarci una settimana con cielo sereno e temperature più miti rispetto a quella dei giorni scorsi. Ovviamente sia la provincia che i comuni sono in allerta e in caso di bisogno tutti i mezzi sono già pronti per intervenire. Si è spenta nel tardo pomeriggio di ieri presso l'Hospice Valle del Sole di Borgotaro Fiorella Civettini, moglie dell'assessore comunale borgotarese Giuseppe Del Nevo. Aveva 58 anni. Nata a Borgo Valditaro il 22 marzo del 1955, si era diplomata ragioniera nel 1974.
Ancora prima di terminare le scuole, però, aveva iniziato a lavorare presso lo studio di consulenza fiscale Vietti, dove prestava servizio tuttora. Dotata di notevoli capacità sul proprio lavoro, seguiva le pratiche di numerosi artigiani, commercianti e professionisti del capoluogo valtarese, riscuotendo unanime apprezzamento per il modo scrupoloso con cui svolgeva l'attività. Lascia il marito Giuseppe, la mamma Anna, i cognati, le cognate, i nipoti, gli zii e i cugini. I funerali avranno luogo lunedì 2 dicembre, con partenza alle ore 14:30 dalla camera mortuaria dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro per la chiesa parrocchiale di Sant'Antonino. Nella medesima chiesa, domani sera, domenica 1 dicembre, sarà recitato il Santo Rosario di Suffragio. All'amico Giuseppe e a tutti i familiari vanno le più sentite condoglianze di proprietà e redazione di Radiotele Appennino Parma. Ad Albareto ora, dove c'è da segnalare una nuova proroga del dissequestro temporaneo della strada di Albareto, passo dei Due Santi. È stata disposta proprio dalla Procura di Parma nella giornata di ieri. Sentiamo. Nuova proroga del dissequestro temporaneo della strada di Albareto, passo dei Due Santi, disposto nella giornata di ieri dal sostituto procuratore Fabrizio Pensa. La proroga avrà validità sino al prossimo 31 gennaio 2014. Ed è la seconda proroga concessa al Comune dopo quella giunta lo scorso 14 agosto, vigilia di Ferragosto, quando i carabinieri della Compagnia di Borgotaro, alla presenza del sindaco Ferrando Botti e del tecnico comunale Roberto Restani, riaprirono la strada intercomunale che collega la nostra regione con la Toscana e che venne chiusa lo scorso 19 aprile. Ancora un'apertura temporanea in attesa di conoscere i risultati delle perizie ancora in corso sull'ormai nota vicenda delle pale eoliche. Il sequestro infatti era stato richiesto dalla stessa Procura di Parma a causa dei danni sia alla sede stradale che alla vegetazione circostante provocati dai mezzi per i trasporti eccezionali utilizzati dalla ditta appaltatrice per spostare i componenti dei tralicci per il parco eolico in costruzione a Zeri, tra i quali anche pale della lunghezza di quasi 50 metri. Vi segnalo che il punto Enel di Borgotaro resterà chiuso nella giornata di lunedì prossimo 2 dicembre, sarà aperto invece il giorno 5 dicembre. E ora parliamo di Tartufo della Valcena, un progetto per valorizzarlo, lo dice il vicepresidente della provincia Pierluigi Ferrari, che ha organizzato un incontro su questo tema. Per Ferrari l'obiettivo è quello di creare una filiera partendo dagli agricoltori e coinvolgendo le imprese della ristorazione e del turismo. Sentiamo. Il tartufo della Valceno e la sua valorizzazione. Questo è il tema al centro di un incontro in provincia promosso dal vicepresidente Pierluigi Ferrari a seguito di un importante convegno tenutosi a Bedogna nelle scorse settimane, sponsorizzato dalla Banca Popolare di Vicenza. Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte il sindaco del comune di Bardi Giuseppe Conti e l'assessore del comune di Bedogna Giampaolo Serpagli, sono state poste le premesse per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione del tartufo della Valceno in un'ottica di strategia di sviluppo multisettoriale, utilizzando anche le opportunità che saranno rese disponibili dal prossimo programma di sviluppo rurale 2014-2020. Il progetto, che coinvolge anche le amministrazioni dei comuni di Pellegrino Parmense e di Varsi, si avvarrà della consulenza scientifica del Centro Studi per la Flora Mediterranea di Borgotaro. L'obiettivo, ha spiegato Ferrari, è quello di favorire una vera e propria filiera del tartufo che, anche nella Valceno, cresce ed è di ottima qualità, partendo dagli agricoltori che potranno utilizzare i terreni marginali fino alle imprese della lavorazione, della ristorazione e a quelle del settore turistico. Le istituzioni sono inoltre impegnate ad ottenere il riconoscimento del percorso enogastronomico, ha terminato Ferrari, al pari di quelli già esistenti nel territorio provinciale. Ieri vi abbiamo proposto il servizio relativo alla comunità montana, il consiglio che si è tenuto piuttosto acceso, si è parlato del piano successorio e qui si sono scatenate le discussioni più forti. Su questo tema interviene oggi il primo cittadino di Berceto, Luigi Lucchi.
Il sindaco di Berceto, Luigi Lucchi, contesta il piano di successione alla comunità montana deliberato dall'amministrazione regionale dell'Emilia-Romagna. Il provvedimento stabilisce che al momento dello scioglimento dell'ente comprensoriale, attualmente prorogato al 31 marzo prossimo, oneri, crediti e personale dell'ente medesimo vengano presi in carico dai 15 comuni che almeno nominalmente ne fanno ancora parte, proporzionalmente agli abitanti e ai chilometri quadrati di territorio di ciascuno di essi. Per i comuni che hanno aderito all'Unione sarà quest'ultima ad assumersi gli obblighi dei propri associati. Secondo una prima ripartizione, a carico dell'Unione andrà il 44,97% degli oneri complessivi, a Bedonia l'11,10%, a Fornovo il 10,89%, a Bardi il 10,06%, a Berceto il 7,76%, ad Albareto il 6,84%, a Solignano il 5,13% e a Valmozzola il 3,24%. Il primo cittadino bercettese però contesta l'intero impianto della delibera considerandolo palesemente illegale. E quello che è sempre stato ritenuto una risorsa adesso diventa un debito, tant'è vero che il 7,76 del comune di Berceto così a spanne è sui 500.000 euro. Diventerà un debito sicuramente per il personale che viene messo a carico dei comuni, soprattutto quelli dell'Unione, ma anche quelli che non fanno parte dell'Unione. Credo che la legge regionale si dovrebbe mettere d'accordo con le varie leggi nazionali che impediscono al comune delle assunzioni di pagare personale, anzi debbono risparmiare rispetto al 2012, non hanno i bilanci nelle condizioni di poter far fronte a qualsiasi altra spesa, c'è il patto di stabilità. Mi meraviglia che il dottor Errani, Vasco Errani, presidente della giunta regionale, non conosca le leggi nazionali che impediscono ai comuni di farsi carico coi propri bilanci di tutte queste incombenze, per cui non ha neanche bisogno di fare tanto il ribelle, perché il no al piano successorio della comunità montana lo dà la mia ragioniere e lo dà la mia segretaria comunale, che vogliono rispettare le leggi sia riguardo al bilancio sia riguardo le normative sul personale.